È stata una continua sorpresa perché durante le riprese non si sapeva quello che sarebbe venuto fuori. Paolo mi ha scelto non per una somiglianza fisica alla madre, ma per una somiglianza caratteriale, per cui non c'è stato un lavoro di imitazione, ma di ricostruzione però dell'epoca, sì, sicuramente. E quindi è stato per me sorprendente quando alla fine la realizzazione del film si è avuta questa conferma da parte del pubblico che insomma hanno amato questo personaggio, hanno amato questo film. Guarda, è stato amorevole, è stato molto disponibile, molto in ascolto. Paolo caratterialmente non parla tantissimo, tutto quello che ha da dire lo dice in scrittura, sulla sceneggiatura, e quindi ci siamo sentiti diretti, con mano ferma, ma anche molto liberi. Sicuramente una grande emozione, anche un grande dolore, perché chi non ha perso dei cari importanti, delle persone insomma intime così importanti, però ha lasciato anche un messaggio di speranza ai giovani, perché diciamo al di là di un momento cupo, quello dell'adolescenza, che può durare anche tanto, c'è la luce. Mi auguro di fare dei film altrettanto belli come è stata La mano di Dio, di qualità, insomma a contatto con colleghi di altissimo livello.